supporto didattico che punta a offrire un percorso educativo e pedagogico cominciato già qualche anno fa con l'avvio delle mense scolastiche a chilometro zero, dei giardini condivisi e dei progetti nutrizionali rivolti ai bambini. Tra i 9 finanziati dall'assessorato alle politiche educative giovanili con 8.000 euro, ecco che il Comune di Bari inaugura l'orto didattico della Massari Galilei. L'iniziativa rientra in una programmazione più ampia di medio-lungo periodo del Comune di Bari, tra le 160 città di tutto il mondo ad aver siglato il Milan Urban Food Policy Pact per la costituzione della Bari Food Policy, fondata su una serie di progetti e buone pratiche a scala urbana che investono sulla sana e corretta alimentazione, soprattutto dei più piccoli, sulla lotta allo spreco alimentare e sulla sensibilizzazione della cittadinanza rispetto a queste tematiche. Partiamo con un orto didattico insieme alle realtà del terzo settore che ci affiancheranno in questa attività, proprio perché con l'orto vogliamo insegnare ai bambini, alle loro famiglie e anche agli insegnanti l'importanza innanzitutto di un'educazione alimentare, perché sappiamo che il tasso di obesità infantile è molto elevato nella nostra regione, ma al tempo stesso insegnare loro quanto la scelta del cibo abbia un impatto importante anche sulla città, che cosa acquistiamo, come è stato prodotto quello che acquistiamo, se quello che acquistiamo è di stagione, incide sulla nostra città e sui lavoratori. Questo progetto si inserisce in una cornice più ampia, che è proprio il patto tra la città e il cibo, che è una riflessione che vogliamo fare a tutto campo per la città del futuro.